È un'attività, come dire, assolutamente attuale, ripetuta, che durava per noi da un anno ed era, dovevamo noi rincorrere loro giorno dopo giorno, continuamente. Sono state fatte delle riprese, dei video, degli scambi, degli incontri, e veramente era quotidiana l'attività, incessante. Neanche Covid ha fermato l'attività degli indagati. Una delle attività è stata svolta in periodo Covid utilizzando un sotterfugio veramente penoso, che è l'utilizzo di una macchina di servizio dei Vigili del Fuoco. I concorsi coinvolti sono quelli riguardanti le forze dell'ordine, però, come dicevo prima in conferenza, chiaramente i concorsi sono banditi per un numero molto consistente di concorrenti. La parte che noi abbiamo investigato è una piccola parte, è una percentuale minima rispetto a tutti i concorrenti, quindi non parlerei di una diffusività talmente ampia da, come dire, inquinare le forze dell'ordine. C'è una quota sicuramente che ha, come dire, secondo noi, secondo i gravi indizi che abbiamo raccolto, che ha utilizzato questo sotterfugio, quindi l'attività criminosa, per poter raggiungere il risultato, ma è una quota statisticamente bassa rispetto ai tutti i concorrenti. Chiaramente quella percentuale di quota evidentemente ha tolto il posto a quella degli altri che sono stati pretermessi. Da qui la indicazione appunto della par condicio, perché una parte è stata esclusa, non è stata messa in condizione di poter partecipare come tutti gli altri. Abbiamo sequestrato presso le abitazioni coinvolte un ammontare pari a 100.000 euro più o meno ripartiti, anche di più in verità, 120.000 euro ripartiti nelle varie abitazioni. Ma abbiamo anche sequestrato 156.000 euro all'interno di un borsone, all'interno di un armadietto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Nei prossimi 10 giorni noi procederemo a interrogare, il GIP procederà a interrogare quelli raggiunti da misura cautelare, noi procederemo a interrogare tutti gli indagati a piede libero. Qual è la cosa che più l'ha colpita, procuratore? La cosa che mi ha più colpita è la quotidianità e l'incessante attività, cioè non c'era un giorno in cui il traffico o il colloquio o le conversazioni non vertevano sull'affare che stavano facendo, sugli affari che stavano facendo. Cioè, quindi la professionalità e la quotidianità di questa attività criminosa. Un suo messaggio, procuratore, ai giovani, a quei giovani che comunque onestamente tentano anche con tanti sacrifici di arruolarsi e non ce la fanno? Io posso soltanto dire che le forze dell'ordine e, come dire, lo Stato e le istituzioni democratiche hanno gli anticorpi per poter come dire, intervenire in questi casi. E come dicevo prima, il merito e la preparazione prevale sul resto.